Ciao a tutti ragazzi dal vostro GianluFarmer92 e ben ritrovati finalmente in un nuovo video di una nuova serie. Ebbene, quella che avete deciso voi perché iniziamo la serie belga, cioè sulla Belgique profondo, che poi io non so se sia veramente in Belgio o meno, ma siccome si chiama Belgique ed è bellissima, noi facciamo finta che siamo in Belgio, quindi sarà per tutti questa qui la serie belga. Bene, allora, iniziamo da prima di tutto ho cambiato un po' di mezzi. Praticamente, allora, abbiamo comunque 19.000 euro come base di partenza, ma qua comunque come mezzi default ci davano addirittura una Massey Ferguson come Trebbia. Io ho preferito prendere, siccome tanti di voi mi hanno chiesto di usare tante mod, partiamo esattamente con delle mod. Accendiamo le luci che magari si vede meglio. Infatti, partiamo con delle mod, appunto con la Class Dominator 88S, una trebbia carina, non tanto grande ma veramente bella, vecchiotta. Un carro della ZDT, il Collect, il 9x6, piccolino, poca portata. Un italianissimo Fiat Agri 110-90DT, che sono quelli famosi di Riguz. Un Fendt, il 313 vario, e poi vari attrezzini che ci serviranno per incominciare, compresi questi qua, gli spandi fertilizzanti. Perfetto, ecco qua le nostre gallinelle. Dunque, allora, c'è chi ha già presentato questa mappa, infatti l'ha fatta Killer Croc 88, quindi vi consiglio di andare a vedere la presentazione della mappa. Infatti qua abbiamo tutto, abbiamo mucche, pecore, galline, maiali, abbiamo, vedete, tanti bei campetti, non tanto grandi, qualcuno grande c'è ma non tanto grandi, quindi è perfetta da fare in singolo questa mappa qua e ci darà veramente veramente tanto da fare. Invece, come in tante mappe mod che ho visto, per esempio qua, se vogliamo, ups, mi sono fatto il bagno, acquistare un campo, ovviamente campi tutti acquistabili, abbiamo anche le missioni in questa mappa, ovviamente come nelle mappe di default e qualche mappa mod, qua ci hanno messo le missioni, quindi ci permettono di guadagnare anche tramite le missioni, che è una cosa che mi fa molto piacere. Dunque, allora, noi abbiamo già tre campi nostri, il 28, il 14 e il 12. Se andiamo a vedere, abbiamo al 14 abbiamo della colza, al 12 del frumento e al 28 abbiamo del mais. Dunque, allora, oggi iniziamo con qualcosa di piccolo, giusto per iniziare la serie. Inizieremo a trebbiare il campo numero 12, che è il frumento. E infatti vedete che sono tutti pronti per la raccolta, a parte quello del mais, ma lo faremo poi comunque in un'altra puntata. Noi adesso inizieremo a trebbiare tutti i campi, poi inizieremo a lavorarli, per poi andare avanti, vendere, comprare nuovi campi, poi inizieremo con gli animali, una bellissima zona forestale qua, dove potremo fare tanta di quella linea, tanto di quel cippato che ne avremmo la nausea, ve lo posso assicurare. Per cui, allora, facciamo indietro, scusate, mi è arrivato un messaggio, mi sono distratto un attimo, per cui lo prendiamo subito la nostra bellissima Dominator. E accendiamo le moteur, saltiamo in cabina. Purtroppo non ha niente di speciale, però mi sembrava, vediamo un po', non c'è nessun IC, niente di niente. Perché è aperta, questo non lo so. E voilà, se avete sentito sono saliti i giri del motore, perché usando la best fuel usage cambiano veramente tante cose e mi piace veramente tantissimo. Poi comunque gioco con la more realistiche, ed è giusto che lo sappiate. Allora, agganciamo. C'ho già qualche mod dentro, c'ho la speed player, c'ho la time fast forward, c'ho la follow me, qualche modina ce l'ho già dentro, e in più quelle che ho comprato qua, che potete ben vedere. Allora, noi prendiamo la nostra classe, scendiamo, lasciamola accesa, spegniamo la luce un attimo qua, che non ci serve più. Se riesco. Voilà. Allora, usiamo il Fiat, va? Perché
così lo vediamo anche all'opera. Adesso vuoi dire che non ho selezionato la follow me nelle mod? Scusate, ma sento il volume piuttosto alto, non vorrei mai. Proviamo a tenerlo un po' più bassino, va? Il 10%, non si sa mai. Che purtroppo qua, ragazzi, gli inconvenienti sono sempre dietro l'angolo, eh. Comunque carino, ha un piccolo IC, le porte. Le porte, i specchi, lunotto posteriore, i finestrini. Dato che comunque fa abbastanza caldo, non si sa mai. Apriamo un pochettino. E adesso vediamo un po' se... E infatti non l'ho messa, mannaggia a me. Però vabbè, fa niente. Facciamo così, cominciamo a prendere la trebbia e la porto in campo. Noi dobbiamo andare al campo 12, che apriamoci la mappa, è da questa parte. Ora dobbiamo trovare l'uscita. Se riusciamo a uscire da qua, più che volentieri. Accendiamo i lampeggianti perché andiamo in strada. Non so se ci passo, questo è il problema. Ci passo. Questo per culo, ma ci passo, ragazzi. Occhio di qua che dobbiamo andare. Non ci passavo. Ecco qua il nostro campo 12. Tutto bel frumento. Sono texture diverse rispetto ad altre mappe, a mappe di default, quindi mi piacciono veramente tanto. Ok, noi incominceremo da qua. Ok, allora ho fatto le prime due passate qui sulle capezzagne. Sentite che sound che ha mentre trebbia, è uno spettacolo. Ah no, sbagliato. Vabbè, lasciamola giù. Cioè, sentite che roba. Ha un sound veramente spettacolare. Ok, stiamocene in cabina, così almeno trebbiamo per bene. Ora, non ho visto quante fasi di concimazione gli hanno dato, perché comunque il raccolto non viene su tantissimo. Siamo fatto praticamente due passate lì sulla capezzagna e adesso questa qui, e siamo al 15%. Facciamo così, allora facciamo anche qua tutto il bordo per bene. Ora qui vi pongo io un quesito, se mi potete rispondere nei commenti. Le trebbie, perché comunque io, vabbè, sono stato su una trebbiolina del cavolo quando lavoravo tempo fa. Quello che vi chiedo io è la velocità delle trebbie mentre raccolgono, mentre trebbiano, appunto, qual è più o meno? Perché io so che vanno dai 5-6 km orari o addirittura qualcuno anche meno. Qua adesso bisogna stare attenti perché... Vediamo un po' se riusciamo. Ok. So che ci sono trebbie che addirittura le tengono anche molta meno velocità. E comunque 5-6 km orari, ragazzi, per me è veramente, veramente molto, no, molto poco. Guardando a come siamo abituati a trebbiare qua in farming, per me è veramente pochissimo. Ok, allora direi che con i bordi siamo a posto, quindi possiamo incominciare a trebbiare di qua. Ha solo un piccolo problema, che quando giro va lenta in sterzata, è un po' più veloce poi quando tolgo la sterzata, per cui... Ecco qua, bellissima veramente. Poi io adoro le Class Dominator, o comunque le trebbie non proprio vecchie vecchie vecchie, ma diciamo sul vecchio andante. Mi piacciono veramente un sacco. Comunque siamo al 40%. Qua avevo saltato un pezzettino. Cioè, comunque dicevo, nei video di agricoltura reale che vedo spesso su YouTube, così vedo comunque trebbie che vanno veramente tanto lente,
sinceramente non ho mai visto una trebbia che trebbia appunto dai 9, 10, 11 km orari. Cioè io per adesso l'ho visto solo qua in farming, quindi qua vi chiedo la velocità esatta di trebbiature, che sia frumento, che sia mais, che sia qualsiasi altra cosa. Per esempio, quando vado da mia zia che abita a Tornaco, non so se qualcuno è della zona di là, Tornaco esattamente è in provincia di Novara, vicino a Trecate, un paesino disperso nelle risaie novaresi. E ogni tanto capita che quando è il periodo del raccolto veda delle trebbie, comunque delle Lexion, qualsiasi New Holland che appunto trebbiano riso, e vedo che comunque sono veramente tanto lente. E quindi vorrei appunto sapere a che velocità si trebbia di solito, perché so che ci sono trattoristi o comunque gente che guida trattori da un po', che mi segue, quindi chi meglio di voi mi può dare una risposta del genere. Comunque ho capito perché va lenta. Quando alzo e abbasso la barra non supera una certa velocità, e questa penso sia la best fuel usage che fa questa cosa qua, vedete? Se io abbasso rallenta 2 km orari e poi riaccelera, quindi anche questa è una bellissima cosa. Comunque dai, andiamo avanti a trebbiare. Ok, dunque, qua siamo praticamente in dirittura d'arrivo e siamo anche praticamente quasi pieni, speriamo di riuscire, a parte che... Ah no, forse abbiamo anche un altro campo con del frumento, quindi... E soprattutto mi sa che è molto più grande di questo, quindi ci vorrà un po' a trebbiarlo, mi sa, eh? Comunque, andiamo avanti. Andiamo un po' di qua. Di fare un bel mestiere, eh? Così, come potete ben vedere, sto anche facendo paglia, così possiamo anche raccoglierla quando finiamo le trebbiature, così iniziamo a guadagnare qualcosina, perché se vedete che sono sceso di 2 centesimi di euro è perché comunque mi si è attivato l'operaio per sbaglio. E so che comunque voi avete l'occhio veramente buono e subito siete pronti a dire, fare, disfare. Quindi sì, ho attivato per sbaglio l'operaio, così almeno mi evito critiche. E tu hai usato l'operaio mentre registravi? No, l'ho attivato per sbaglio, così almeno ci chiariamo per bene già all'inizio. Comunque qua abbiamo terminato il campo al 91% di carico sulla trebbia, quindi devo dire che non è per niente male. Adesso facciamo una vedete, perché sbaglio a schiacciare io come un deficiente, e devo sempre abituarmi a sto dannato joystick. Adesso andiamo un attimo qua in fondo, che ho visto che ho lasciato dei pezzettini, se non mi sbaglio. Sì, là in fondo. E qua in fondo, così almeno il campo è bello pulito, lasciamo giù la paglia e quella poi la raccoglieremo le prossime volte. Quindi allora, incominciamo a spegnere. Adesso fatemi solo capire col joystick per aprire il canotto. Estendi condotto con questo qua, LLB, perfetto. Quindi allora andiamo verso il nostro Fiat. Estendiamo il condotto. Ecco qua. E scarichiamo sul Fiat. Bello anche il sound. Vedete, ci limita anche la velocità mentre scarichiamo. Se ottengo l'acceleratore... Maledetto, maledetto. Maledetto. Ok, scusate tanto per quel maledetto, ma mi si era chiuso Farming a icona e pensavo che mi faceva saltare tutto. Invece questa volta, mi meraviglio di questa cosa qua, mi si è chiuso Farming e non si è bloccata la registrazione, quindi è una cosa buona, perché vuol dire che non perderò video né salvataggi. Quindi questa, ragazzi, è una cosa ottima, direi.
Comunque stavo dicendo che abbiamo la limitazione di velocità anche mentre scarichiamo, così possiamo fare un cumulo molto omogeneo andando piano. Poi avete sentito che scaricando si sono attivati i giri del motore, cioè sta best fuel usage è veramente una meraviglia, davvero. Vi dà il carico del motore, quanto consumiamo all'ora in base alla velocità, allo sforzo, veramente una cosa bellissima. E ci fa vedere anche quanti... no, quanti niente, boh, perfetto, vi ho detto tutto. Comunque... adesso facciamo così, abbiamo, vediamo un attimo qua come siamo messi. Allora, la mappa è qua. Allora, dunque, il campo 14, appunto dicevamo che è tutto frumento, quindi possiamo andare, no, niente di niente è fertilizzato, perfetto. Comunque, ah no, colza, perfetto, quindi il frumento lo possiamo anche scaricare adesso. Quindi abbandoniamo un attimo la trebbia qua e andiamo a scaricarci un attimo il frumento. Mamma mia che accensione sto Fiat. Forse possiamo entrare anche di qua, giusto? Sì. Adesso mi devo ricordare per bene dove è il trigger di scarico. Aspettate un attimo perché non si sa mai qua com'è la solfa. Ok, non è qua. Anche qua abbiamo delle belle animazioni che possiamo fare con i vari tasti, anche apertura porte, montare e smontare i parafanghi e tutte queste cose qua. Allora, mi sa che di qua non andiamo da nessuna parte. Non mi ricordo più dov'è lo scarico. Comunque ragazzi, abbiamo i nostri primi 4127 litri di frumento. Yuppi! Festa grande. Comunque devo capire dove diamine è sto... andiamo a vedere qua sopra che so che c'è altro. Allora, qui c'è... pare un'officina meccanica. Ah, eccolo qua. Ok. Scusate per questo piccolo... ok, risaliamo. Già che ci siamo andiamo su un retro da qua, così vediamo come me le cavo con la retro, con i dumper. Se dovevo farla con il rallato avevo già spaccato la ralla sicuramente. Andiamo qua. Ok, adesso qua ci dovrebbe essere il trigger. Ecco qua, il trigger un po' indietro. Vabbè, fa niente. Con la I, non con la Q, perché sennò si stacca. Mi devo ricordare, eh. Ecco qua i nostri primi litrozzi di frumento. Ora, come mai qua non c'è? Scarica qui? Sì che c'è, ok, perfetto. Bene, allora adesso facciamo così, portiamo direttamente il Fiat là. Poi tagliamo il video così almeno vediamo anche un po' la mappa mentre andiamo in su. Comunque noi dobbiamo andare al campo 14, quindi destra, e dobbiamo seguire semplicemente le strade fino al campo 14. Quindi ci teniamo sempre alti. Vediamo un po' dove andremo a finire. Noi per sicurezza andiamo giù a sinistra, guardiamo bene la strada se passa qualcuno. Bello con questo rimorchietto, mi piace. Siamo in cabina, così diamo un'occhiata anche bene alla mappa. Occhio qua perché sono veramente belle strette. I finestrini funzionano, sì.
diamo sempre un'occhiata alla mappa, guardiamo dove stiamo andando. Strada completamente sbagliata, quindi tagliamo di qua. Adesso taglieremo un pochettino qua, dobbiamo tornare in su, anzi no, dobbiamo comunque arrivare, perché mi sembra che c'è una strada vicino al AVV, quindi dobbiamo andare di qua. E adesso ragazzi, piano piano comunque imparerò a conoscere la mappa e piano piano imparerò a memoria tutte le strade, come ho sempre fatto con tutte le altre mappe comunque. Allora, praticamente qua ci deve essere una strada che tra un po' taglia a sinistra. Vediamo un po' se è vero. Infatti è verissimo. Eccola qua. Quindi adesso dobbiamo andare sempre dritti. Prego. Dai, su. Anche una fermata dell'autobus qua, dai. Ma qui c'è il Mary's Farm dove possiamo venire ad acquistare i nostri animali. Ehi, la freccia. Allora, adesso qua tra un po'. Boh, qua sempre dritti e siamo a posto. Teniamo la piccola così almeno ci capiamo qualcosa. Qua c'è lo shop. Mazza che caldo, ragazzi. Cioè, fino a ieri qua, grandinato, oggi è venuto fuori un caldo assurdo. Vabbè. A mali estremi. Un euro pagamento salari. Ragazzi, scusate, ma mi dispiace. Ma io c'ho anche i miei cazzi da fare, scusate la parola. Eccoci qua. Oggi Fraps si è comportata bene. Campo numero 14. Con la colza. Eccola qua. Che non è concimata, quindi questa cosa mi preoccupa, direi, parecchio. Quindi faremo veramente poco raccolto. Ok. Allora, stiamo qua col Fiat. Andiamo a prendere questa, ragazzi, che ci vediamo direttamente in campo. Eccoci qua, addirittura d'arrivo. Praticamente ho dovuto far passare tutte le macchine che mi venivano incontro, perché non ci passano, quindi io mi devo accostare e farle passare come in montagna. Eccola che intravediamo il nostro Fiat. Ah, sto grattino in gola. Perfetto. Ecco qua un'altra. Ok, allora noi iniziamo da qua. Mi sono messo un po' in mezzo al piffero, però. Andiamo un po'. Lasciamolo qua. Spegniamo lampeggiante perché mi dà fastidio vederlo così. Momento, adesso vi lascio passare. Vedete che suonate, che vi suono anch'io, Ecco. Allora, apriamo. Facciamo prima il bordo, così almeno abbiamo più spazio per fare manovre. Alziamo su l'aspo, così, e direi che possiamo iniziare. Romba, e andiamo. Un po' di colza, qua niente paglia, ragazzi, lo sapete benissimo. Bellissime le texture anche della colza. Chopped straw funzionante, perché ho messo anche lei. Di solito le serie si iniziano senza mod, voi mi avete chiesto di iniziare con un po' di mod e io ho cercato più o meno di accontentarvi, diciamo ragazzi, per quanto possibile, perché comunque non posso iniziare già con sole mod e niente di default, perché andrei fuori dagli schemi logici delle serie di YouTube. Comunque già
con una Dominator, con un carro e con il Fiat, già comunque ho provato ad accontentarvi un pochettino, ma in un futuro vi posso garantire che ne avremo di mod dentro, ma veramente veramente tante. Qui, ok, allora qui siamo a posto. Andiamo indietro e ragazzi, direi che siamo arrivati al termine del primissimo video sulla Belgique Profonde, quindi serie belga. Io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito. Spero veramente che faccia un bel successone questo video qua, perché ho seriamente, veramente intenzione di portare avanti questa serie qua, non lasciare più indietro niente, portarvi più video possibile. E vi ricordo ragazzi che mercoledì alle ore 18 ci sarà anche il primo episodio della serie che andrò a fare su Construction Simulator 2017. Quindi io mi fermo qua un attimo, lascio accesa, mi fermo qui. Io ragazzi adesso andrò avanti un po' a trebbiare, così nel prossimo episodio trebbieremo ancora un po' questo campo qua, e poi andremo e magari inizieremo addirittura la trebbiatura del mais sull'ultimo campo che abbiamo, per poi iniziare a coltivarli, seminarli e incominciare veramente bene bene la serie. Quindi ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao ciao!